Più sicurezza e più igiene, chiedono questo i residenti del quartiere Suffragio ad Acireale. Via Capitano di notte non è abbastanza illuminata e la sera resta al buio. Chiedono un segnale all'amministrazione, quel cambiamento promesso in campagna elettorale. Allo stato di abbandono di questa strada si aggiunge la carenza di igiene, perché nessuno viene a spazzare, ci dicono gli abitanti di questo quartiere. Mancanza di polizia e mancanza delle luci notturne che non esistono. Cioè, mancano le lampadine sono fulminate e ovviamente qua la notte vengono a fare i propri bisogni di passaggio. Quindi siamo in uno stato di dissesto e soprattutto poi siamo sommersi da bratti e da ratti e manca la pulizia, quindi siamo in uno stato proprio che non sappiamo come dobbiamo fare. Io voglio sollecitare l'assessore ai lavori pubblici Nandardita e sottolineando che non, questo è uno dei tanti casi nel quartiere, perché poi ci sono altre vie che sono proprio, se non peggio, ma sono nella stessa barca. Vogliamo dare un segnale, speriamo che questo cambiamento che accennavano nelle elezioni sia vero. Contattato al telefono, l'assessore ai lavori pubblici Nando Ardita risponde: entro la prossima settimana verrà ripristinata l'illuminazione in via Arista. A breve si interverrà anche in via Capitano di notte.